questo viaggio significa avere un viaggio verso la nostra legalità interiore, significa riscoprire un po' quei valori che sono stati persi durante il corso degli anni. Fra limoni e fra compiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostra. Mia sorella era una ragazza molto gioiosa. Diventa tutto molto più concreto rispetto, diciamo, alla teoria che ci è sempre stata insegnata. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Prima di sparare pensa, prima di dire e di giudicare prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Questo viaggio per Palermo significa per me continuare quei 100 passi di cui parlava Peppino in passato. Anche per la libertà che oggi noi abbiamo, anche grazie a queste figure. Questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.